Eccoci amici, eccoci. Come state, bellissimi ragazzi e bellissime ragazze? Perché siete bellissimi e bellissime. Fidek. Ah, eccoci qui. Buon Natale, signora. Cerco di fare gli auguri a tutti entro la prima. Buonanotte, Natalia, abita Melten. qui? 64, niente No. male, un po' come Marco, sempre bello. Questa è una bugia, ma ti ringrazio tantissimo. Tra l'altro, soprattutto in questo periodo, faccio cagare, veramente faccio cagare. Ma oggi cos'è che fa più cagare di me? Il mio Vinted. Marco, va tutto meglio ora che ti vedo. Ti ringrazio, Vec, ti ringrazio. Il mio Vinted, che ho avuto per la prima volta un intoppo. Ci sta, dopo 30 ordini, ci sta ad avere un piccolo intoppo. Adesso vi racconto brevemente. Intanto vi ricordo che è partita la promozione di Twitch di dicembre, ovvero ogni bit da 300 bit in su, Twitch ce ne regala il 10% in più. E poi ci sono ovviamente tutti gli abbonamenti scontati, eccetera. Per quanto riguarda le sub regalate, quello ci sarà più avanti nel mese, il 26, mi pare. Però approfittate, donate i bittini adesso che potete, se avete piacere, chiaramente, per supportarci. Cos'è successo su Vinted? Ho ordinato finalmente, dopo anni che lo bramavo, dopo Invincible. Infatti, se vedete nella mia lista desideri, ho messo dal 6 in poi, perché in teoria dall'1 al 5 mi dovevano arrivare oggi. Presi da un tizio su Vinted, aveva 4 recensioni, erano tutte positive. Mi fa vedere le foto, erano tutte perfette. Arrivo oggi col mio paccotto ed era sul lato tutto schiacciato, cioè era tutto sporco innanzitutto il pacco, una merdaccia. Sembrava umido, che succede qua dietro? Sembrava anche umido. E mi è arrivato pure sporco. Ho detto, ma che succede? Avevi visto la serie? Sì, ho visto la prima stagione, ho visto le prime due puntate di questa qua, ma volevo leggerlo proprio perché mi stava piacendo da morire. Veramente una figata, invece, un capolavoro. Mi arriva tutto sbagliato, gli scrivo sia al ragazzo che all'assistenza, dico, oh, guarda che mi è arrivato tutto piegato sul lato. E lui mi fa, oh, ma com'è possibile? Ma ho messo tutto per proteggerlo. Aveva messo dei quaderni delle scuole elementari sotto, dei cartoni, ma senza pluriball. Cioè, tu come puoi inviare 5 volumi omnibus senza pluriball in una scatola larga? Cioè, come puoi fare una cosa del genere? Non ti rendi conto che non ha senso questa cosa? Cioè, sballottando anche un poco poco, a parte che hai protetto solo a destra e non a sinistra, e quindi il problema ci sarebbe stato comunque. Però almeno il pluriball, santo Dio. Cioè, io quando faccio i pacchi sono maniacale su queste cose. Se arriva distrutto un mio pacco, considerando che non si chiama Simone, si chiama in un altro modo, non si chiama Simone. Cioè, io quando. Se ti arriva distrutto un mio pacco, che io ci metto il pluriball e tutto intorno, deve veramente. Gli devono aver buttato cioè, col lanciafiamme, gli devono aver dato su. Ed erano tutti piegati. Gli ho mandato la foto e mi fa. Ah, no! Non mi ha mai più scritto. Cioè, io gli ho scritto il problema. Mi ha detto, fammi vedere le foto. Strano, ho imballato tutto quello che ho detto prima. Gli ho mandato le foto e ho detto, guarda, la prossima volta metti almeno un pluriball. Così non si può. Lui mi risponde e mi fa, no! E non mi ha più risposto. Poi gli ho detto che ho riprogettato, gli ho detto che ho fatto l'assistenza. Ho parlato con l'assistenza. Ho detto, adesso mi risponderanno. Chissà quando. Ovviamente succedono il venerdì queste cose. Poi devo anche andare a Torino. Metti che mi richiedono delle foto. Non ce l'ho, infatti le farò tutte stasera. Io spero che almeno, cioè, se non mi rimborsano, almeno un forte sconto. Ma poi, cioè, sono fumetti che, per carità, poi gli altri angoli vanno anche bene, ma tutti gli angoli sono. Un angolo è tutto smussato. Io adesso non so cosa mi dirà l'assistenza. Sì, se posso li do indietro. Li avevo pagati anche a un buon prezzo, perché 5 volumi li ho pagati con i 40 euro che avevo anche in sconto io, che avevo già il saldo su Vinted, ho pagati 100, è pochissimo. Considerando che sono 35 euro a volume, su 5 volumi, andava benissimo. E lui mi aveva mandato le foto prima ed erano perfetti, quindi è successo tutto durante il viaggio. Ma tu potrai non mettere il pluriball con degli omnibus? A parte che io lo metto sempre, mi tengo apposta il pluriball avanzato dalle altre cose, così faccio i pacchi per bene. Ma potrai? Vabbè. Che dobbiamo fare, ragazzi? Ma tolto questo, stasera. Eh sì, sono omnibus, costano 35 euro a volume, ragazzi. Sono tutti a colori, omnibus. Veramente tra gli omnibus più belli che hanno fatto ultimamente, quelli di Invincible. Poi quando li metti in libreria formano anche la scritta Invincible con tutti i disegni. Cioè è fatta veramente bene, una delle migliori edizioni che c'è in generale. Ma dicevo, non pensiamo a cose brutte, speriamo mi diano qualcosa comunque, vediamo adesso.
anche perché c'è la protezione, quindi la paghi per quello, speriamo bene. Perché dobbiamo vedere una nuova avventura qua. L'avventura di Steve. Apriamo intanto House Flipper 2. Mi avete seguito nel primo House Flipper, spero mi seguiate anche in questo, lo farò comunque anche nel martedì. Questa sera è la prima di un po' di live, si spera, su questo gioco. E ho già creato il personaggio, cioè non le fattezze, perché potevo scegliere solo uomo o donna, non mi pare ci fosse un editor del personaggio. Ti abbiamo seguito e abbiamo sofferto, sì. Frapsa, non è vero che sono convinto che mi ami, soprattutto per questo gioco. Compierai scempi anche nel 2. Vabbè, siete dei bastardi, però. Sì, il nostro personaggio si chiamerà Steve. Si chiamerà Steve, non approfondiremo. Eccolo qua. Eccolo qua. Posso scegliere un avatar? E, però non... Vedi che non c'è l'editor? Ragazzi. Personaggino questo qui. A parte che è fatto di ceramica. Non so perché è fatto di ceramica. È fatto di ceramica, ragazzi, questo personaggio, Però... Poi ti lamenti del manzo. Ma si chiama Steve, ragazzi. Steve a letto. Vabbè. Allora, cioè, continua gioco, perché era stava partendo la cutscene. Mi sono fermato subito. Riparto sperando ci sia ancora la cutscene. Oggi il capo può fare quello che vuole. No, non posso fare quello che vuole. Poi non sono il capo. Vediamo un po' che succede. Buongiorno, mondo! Esatto, direi che ci possiamo effettivamente girare. Ci alziamo. Eccoci! Pronti per una nuova avventura. Allora, Tom Marino! Tom Morello! Zeta, ma che tasto è? Ciao! Guarda, chi ha deciso di iscrivermi dopo tutti questi anni? Mi ha chiamato tu. Quindi ti interessa flippare la casa? Fammi rileggere bene, cosa vai veloce? Per trovare un lavoro così? Ho anche avuto un po' di nostalgia. Sì, come quello... qualsiasi altro. Ho avuto nostalgia. Dai, ammetti che ti è mancato il tuo vecchio amico. Ma capisco perfettamente perché volevi tornare. Si potrebbe dire che il tempo si sia fermato nella nostra graziosa cittadina. Fammi aspetta! Anche se alcune cose sono... Il consiglio comunale ha sospeso la riqualificazione in un centro sociale. Aspetta, va veloce! Sto leggendo abbastanza sostenuto. Quanto devo fare veloce per stare dietro a sta merda? In un certo senso, perché cos'è successo? All'inizio era dovuto ai problemi di liquidità, ma in seguito, ascolta, dopo che il primo team ha lasciato la ricostruzione a metà, qualcuno l'ha definita la casa più brutta da questa parte della costa, divenne rapidamente una nuova attrazione turistica, sai, ottimo per posto di social media. Naturalmente la gente del posto non è entusiasta dell'intera situazione, preferirebbero avere un vero e proprio lavoro sociale. Tuttavia, il centro comunale, porca puzzola... La casa più brutta? Concordo, ho visto di peggio, probabilmente per il suo passato. I miei amici mi hanno detto che... E Stao! C'è scritto Stao! Un bel edificio! Poi i proprietari hanno aperto alcune modifiche discutibili negli anni Ottanta. Era la loro casa e le vacanze, ma poco dopo smisero di andarci. E quando finalmente la città se ne impossessò, beh, non era più quella di una volta. Come cantare un... La differenza. Ah! E davvero non vogliono sistemarla? No, vabbè, no, almeno per ora. Ma credo di avere qualcos'altro da farti sistemare. E cosa dici di fare un lavoro per me? Certo. Adoro questo entusiasmo. Controlla la tua mail per i dettagli, li mando lì. Sono molto contento che lavoreremo insieme. Riguardati. Chi è questa merda? Scheda email. Il tuo primo incarico ti sta aspettando. Per trovarlo, premi tab e apri la scheda email. Ricordati di controllare spesso se ci sono nuovi incarichi. Eccoci qui. Email. Pinnacle, mi sta per esplodere il cervello. Anche io, sono già stanco. Quindi vuoi diventare un house flipper? Vediamo Tom Marino che ci dice. Ciao, sono stato incaricato di vendere questa casetta, ma in questo momento è un vero disastro. Ho bisogno di qualcuno di fiducia che mi aiuti a ripulirla. Ho lavorato con un nuovo interior designer per la prima e ultima volta. Ha decorato eccessivamente la casa e ha lasciato le finestre aperte per far entrare aria fresca.
il che non sarebbe poi così male se solo un procione non l'avesse preso come un invito a fare una visita. Quello che è successo dopo è nelle immagini. Non voglio vederle. Non so neanche se si possono vedere. Si possono vedere? No spoiler. Quindi se stai cercando un'opportunità... Sì. Quindi se stai cercando un'opportunità per riparare una casa, questa ne ha davvero bisogno. Ma nel complesso, lavoro semplice, soldi facili... Godox. Buonasera, brother. Che zampe grosse questo procione. Tipo Ori. Oh, quanto parli! Allora, il giallo indica che ci sono missioni nelle vicinanze. Missioni differenti richiedono strumenti diversi. Per aprire menu strumenti utilizza tasto destro. Non sai come utilizzare gli strumenti? Babia... Niente, lasciamo stare. Allora, io una cosa che faccio velocemente è alzare la sensibilità del mouse a 60. Vedo un attimo se il V-Sync effettivamente... Ho tolto la sfocatura, chiaramente. Il V-Sync l'avevo tolto? Penso di sì, comunque, non lo noto. Però io la sfocatura... No, non c'è la sfocatura, non è vero. Allora. Ma questo non è necessario, eh? Ok, questo va pulito però già. Pulizia. Ok. Allora, la grafica... La grafica c'è. C'è sicuramente la grafica. È più bellina. Assolutamente. Devo pulire proprio... Com'è che si faceva per vedere se era tutto... Vabbè, non importa. Non mi interessa granché. Ah, con la Q. Ok. Raccolta rifiuti. Ok. No. Ok. Ok. Sono bravo però, eh. Anche l'animazione delle cose che entrano nel cestino, ovviamente questa è tutta nuova. Questo non so cos'è. Ok. Tiro truccato. Ma no. Scegli lo strumento raccolta. Sì, lo sto già facendo. Questo lo posso leggere. Ah, era il tutorial. Questo lo prendiamo. Ah, vedi che mi si vede anche il corpo. Che fastidio, dovrei pulire con lo straccetto. Cenerentola style. Beh, ma per forza. Allora. Qui dietro c'è qualcos'altro. Vediamo un po' nel giardino cosa c'è. C'è la Lavengialas. Aspetta. No, non era un coso. Ho detto per forza. Non basta, Gibo, eh. Sei cresciuto ormai. Tra un po' ti sposi. Avanti. Allora. Secondo, un altro pelo. Sì. Oh. Auguri Gibo. E ancora non si fanno gli auguri. Questa non si... Ok, questo si può mettere nella pattuglia. Sì, ragazzi, ma è una merda questa roba qui, eh. È uno schifo. È una vergogna. Allora, strumento flipper. Con questo posso vendere niente, perché per ora non si può vendere niente. Puliamo. Ma poi, scusami, adesso... Perché lo strumento è una spazzola e poi uno straccetto in realtà in mano? Guarda. Che bastardo. Ah, ecco, qua diventa uno straccetto. Guardalo che bastardo. Arrivo fino lì? Ma non è vero che arrivo fino lì, non è vero. È vero, Messaggino, era uscita una talpa in giardino nella scorsa serie di House Flipper. Quante ne vedremo ancora, ragazzi? Quante ne vedremo? Ma questo cos'è? Ok, questo va risistemato per bene. Qua, nell'angolino. A quando la 12 ore di lettura in Thai? Felix, per favore, vai a farti un giro, eh? Non iniziamo. Ma si pulisce per forza anche la finestra, vedi? Oh. Apriamo un po'. Chiudiamo alle nostre spalle. Oh. Ma ragazzi, ma... Qua il problema non è solo il procione, eh. E quindi problemi ne vedo parecchi io. Eh no, questo è effettivamente un procione, ricorda molto. Ecco qui, questo è il pesce attaccato alle cose. Si possono aprire le ante? Sì, questa volta non mi danno dei problemi uditivi. Bene, allora facciamo un pezzo per volta. C'è una ciabatta, che fastidio. Ma qua, guarda che bastardo. Allora, iniziamo a sistemare delle cose a modo. Sui davanzali le mettiamo. Oh. Le ciabattine le mettiamo da un'altra parte. Qui, all'entrata. Ok.
Era un procione bello vispo, diciamo. Le pigliamo così. A parte il fatto che c'è... Scusami, eh. C'è l'affare qui. Mettiamo qua dentro. Io devo prendere delle nuove ciabattine, perché le mie, essendo un po' gommate sotto, quelle classiche che prendete da spiaggia, io non ho ciabatte invernali e ciabatte estive, io uso sempre quelle, purtroppo quando si bagnano lasciano un po' troppe orme e mi sono rotto le palle, quindi devo trovare delle ciabattine che sotto non mi sporcano. Metti lista desideri, no, non c'è bisogno. Non mi regalate più niente che mi arriva distrutto. Finito, piccolo momento di... Le crocs di Shrek le lascio a Jaita, a Tiziano. Ok. Era meglio quando c'era il bastone più lungo, se posso dire. Secondo me era più pratico, però magari mi confondo io. Via tu. Comunque no, no. Allora, la grafica si vede che... Anche alcune cosine... qualche animazione, si vede che è tutta roba nuova. Poi vabbè, il core del gioco è sempre quello, come dicevamo anche nella live qualche mattina fa. Però noto effettivamente degli accorgimenti in più nelle cose che si fanno. Guarda, vedi, anche questi movimenti di lato, davanti, sono cose che non c'erano assolutamente. Prima era molto più grezzo. Ah, vedi. Puliamo le zampe. Questo l'ha fatto Vector, mi sembra, Tocca con le mani di cioccolato. Questo qui è Vector, sta scimmia. Vedi? Che longevità pensi possa avere come gioco? Ma ore e ore, ragazzi. Ore e ore. Soprattutto se poi metteranno effettivamente DLC o altro. Ci saranno veramente tante ore. Poi chiaramente ti deve piacere, eh. Se ti rompi le palle a fare queste cose qua... Non ha senso, dopo un'oretta ti molli tutto. Basta, viva l'arte, basta! Ti hanno già bannato tutti. Allora, innanzitutto voglio vendere queste merdacce. Questa è pattumiera, ok. Questa no, via tutto. Iniziamo a fare i primi soldini, 566, lo vedete in alto? No, non lo vedete, però lo vedo. Ah, posso venderli? Ok. Facciamoci un giro veloce allora di vendita abusiva. Tanto, effettivamente il pesce è del vecchio proprietario, no? Che ci frega. A noi non ci piace il pesce. Potete non fare... Continuate pure a non donare bit e non fare più la salve, non c'è problema. La madonna! Ma che burdel! Ma metti bene! Dimmi che è decentrata, se no impazzisco. 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 Ok. Ma perché c'è un remo? Stiamo vendendo il pesce. Vendiamo pure il remo. Roba vecchia. Non serve. Smettila, Ricky. Andiamo tu. Ah, ma aspetta. Allora si può vendere anche il manuale delle marmottone fuori. Dov'è? Ho sbagliato. Sono perso anche qua fuori. Ok. Perfetto. Perfetto. Chiudiamo tutto. Chiudiamo anche qua, che entrano gli spifferi o altri procioni eventualmente. Ok, puliamo. Dai. No. C'è una stella per te. Questo significa che il tuo cliente è soddisfatto del tuo lavoro. Puoi terminare l'incarico adesso ed essere pagato. Ma tieni presente che hai una stella su tre. Se continui e otterrai più stelle, renderai il tuo cliente più felice e guadagnerai ancora di più. No, ma io vado avanti. Ci penso proprio. Amici, voi invece cosa mi raccontate? Come vanno le vostre vite? Vogliamo fare una brevissima sessione di Mark Psicologo, che manca da tanto tempo? Dai! Domanda di riserva? Come mai Daniel dici così? Io domani vado a Londra. Beh, delicatissimo. Topperia intima allora. Che ne pensi?
Il lavoro bene, i colleghi un po' meno. Bastardi. No, non lo so. Perché? Mi sento come il pesce che hai venduto. Frapsa, ma perché? Ma tu c'hai il tuo fidanzatone. C'hai la tua vita stupenda. Sì. Sei una befana, ma questo è un altro discorso. No, non è vero, piccola Frapsa. Non è vero, ti voglio bene. Capo, ti sei drogato? No. No, sono interessato a sentire i vostri problemi. Anche di Frapsa, cioè, pensa cosa gode quel Godonzola. Basta, che l'hai già detta poi la battuta. Godonzola ancora. Ho riso per cose mie, ma non basta. Allora, fammi vendere. Ma dai, c'era il piedino di merda ancora. Io l'ho pulito con le mie... Ma poi perché? Era tanto comodo lo stupaglio lungo. Mi metti la pezzetta da piedi. Lasciate stare Frapsina, Mattia, ma tu lascia stare. Aspetta che devo vedere se mi state rispondendo. Io sto finalmente per andare a convivere con la mia compagna. Sono molto felice. Jock, è bellissimo. Se è veramente la compagna giusta per te, è una cosa fantastica. Io con Franci, per quanto mi manca la mia famiglia tutti i giorni, perché avevo un rapporto comunque bello con la mia famiglia, più che altro non posso vederli quando voglio io, quella è la cosa brutta. Con Franci è fantastico. È fantastico. Basta, Moro! Io sto bene, Marco. Se aprite velocemente i pacchi regalo, sono più contento. Smettila. Povero piedino il dinosauro. Daniel non vuole approfondire. Sto prendendo casa da solo e ho una paura fottuta, dice Pavo. Cercano di farmi copulare con qualsiasi essere vivente femminile che lavori con me, ma ho iniziato da una settimana e sto imparando ancora il lavoro. Cioè, ti obbligano a conoscere, a fare conoscenze per fidanzarti, ma è una cosa che gli hai espresso tu? Cioè, sei tu che gli hai detto che ti senti solo e vuoi trovare una compagna? O lo stanno facendo così perché... sei single? Ma vieni a scopare con noi! No, quelle cose cringe che vorrei che smettessero di esistere in questo momento. Giusto per capire. Mi aspettavo, ma sono gay alla fine. Ah, beh, ci poteva stare effettivamente. Sono gay, ma mi obbligano a fare sesso. Quello sarebbe stato ancora peggio, perché proprio vai contro... Beh, è peggio uguale, eh? È brutto uguale. Però sarebbe stato ancora peggio, perché neanche sono di tuo gusto sessuale, quindi ti obbligavano ad andare contro la tua sessualità. O forse lavora come porno attore. Non lavora come porno attore. Il vetro, dove? Dove, Moro? Faccio un casino! Faccio un casino! Butto una bomba! Quale vetro? Ma che schifo di cacca! Oracolo scammato. No, faccio subito questo, ci mancherebbe. Oculissimo oracolo, domani cagherò dalla bocca per lo schifo. Ma che schifo! Tolto il dente, tolto il dente. Ma che schifo. Hanno cacato sul vetro, ragazzi. Il cangurotto è tornato. Ah, beh. Oh, questa è la cosa. Questa è meglio del sesso, ragazzi. Questa cosa qui. Questa cosa è meglio del sesso. Un po' esagerato, forse. Scherzavo, non è vero. No, è solo perché sono single e essendo giovane devo essere un coniglio con chiunque. Era col... Ma faglielo presente, ma... cioè, può diventare anche una violenza se continuano questa roba qua. Ma assolutamente, ma non scherziamo. Mark, se ti diverte così tanto pulire, ti invito da me. Ma tu c'hai solo fumetti, un casino pulire i fumetti, tutto pieno di polvere. Già da me è un casino. E c'ho un quarto della tua collezione. No, ma non ha fatto sghi il vetro. Ma forse era troppo basso, ma si sentiva. Domani, prima di andare a Torino, pulisci i vetri. No. Ma ci dobbiamo svegliare alle 6 già. Non sto scherzando, tra l'altro. Dobbiamo svegliarci alle 6, 6 e mezza. Come posso pulire anche i vetri? Questo è pulito. Questo mi pare sia pulito. Ok. Bene. Cosa mancava? Qui mi pare che c'era un cesso qua dentro ancora. Esatto. Hop. Hop, 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 hop. Poi, altri problemi. Ne risolviamo. Comunque era col... Assolutamente, faglielo presente. Ok che sei nuovo, sei appena arrivato, magari sei anche molto giovane, hai scritto, magari non hai tutta questa confidenza, eccetera, ma... no, non va bene. Non esiste sta roba. Ma si apre anche il frigo, ma che figata. Però non si aprisse il frigo nell'altro. Ah no, devo riempirlo per bene, se no non funziona. Dimmi che si può fare questa cosa. Bene. Il capo del capo ha parlato. Non sono il capo di nessun capo, sono una merdaccia di uomo, faccio cagare e basta chiamarmi capo. Ma pattumiera qui? Io non ne vedo più, in realtà.
direi che siamo a posto. Massimo, posso vedere se c'è da vendere. Siamo macellai. Ah, fai il macellaio? Una bella mannaiata nei denti e vedi che non ti danno più fastidio. E meno male che sei tu lo psicologo. Certo, ma io risolvo tutto, ragazzi. Ho una gran, ho un gran curriculum come risolvitore di problemi. Poi so ascoltare. Dai, dai, ditemi altre cose, raccontatemi. Frapsa, perché ti sentivi tutta popi popi? Raccontami. Ti risolvo io i problemi, eh? Ma questo che cosa? Ah, è un cestinello dove si tengono le cose. Ok. Possiamo fare così, mettiamo le candeline dentro. No, beh. Voglio solo raddrizzare questa, che mi dà un po' fastidio. Ok. Ho fatto tutto. Però mi dice che ho quasi 3 stelle. Perché quasi? Devo chiudere un po' di progetti lavorativi prima di Natale. C'è poco tempo, quindi si lavora durante il weekend. Mi dispiace, Frapsa. Capisco che... cioè, una rottura lavorare il weekend a prescindere dal lavoro, perché comunque è il momento che hai di staccare. Per esempio anch'io, io amo fare le live, amo fare il pirla, amo tutto quello che facciamo. Solo che il weekend lo voglio tenere un po' per stare con Franci come si deve, un po' perché stacco, ecco cosa mancava. Stacco proprio per avere la riprendere tutte le forze e la grinta per poi ripartire con la settimana e fare meglio ancora, cioè ancora di più il mio lavoro. Quindi capisco che lavorare il weekend, nel tuo caso anche solo per una questione di riposo e basta, sia mentale che fisico. Allora, questa roba non so dove metterla. Ma noi siamo eclettici, siamo degli youtuber. Quindi mettiamo tutto qua. Bene. Via. Ah no, shift. Ok. Dai, dai, va bene. Ci abbiamo. Ma la prossima la faremo al 100%, vedrete. Primi passi, è solo l'inizio. Cos'è? Questa è sempre casa mia? Fammi vedere com'è casa nostra. Ragazzi, è terrificante. È una delle cose più... cioè, in realtà, guarda, come è sistemata, proprio la conformazione della casa è anche carina. Ti mando un sacco di abbracci, Fraps, la stessa cosa da me. Cioè, c'ho perdono un cliente che mi ha fissato appuntamenti senza chiedermi se ci sono o meno. Sempre lo stesso che mi ha chiesto di tornare prima dalle ferie. Madonna, Gibo, che palle. Con chi? Cosa stai dicendo? Cosa ha detto Capotasto? Scusami. Marco, via tu al posto mio e fai il turno di notte. No, Ollo, non posso farlo. Mi dispiace. Cosa c'entra Capotasto, vecchio? Bella carta da parati. No, ma guarda, come casina di per sé. Se la arredi bene, poi questo blu di staccionata non mi fa impazzire, ma... guarda che carina che è. Marco, mi stanno vomitando le corna. Se per favore smetto di guardare sta casa è meglio. E fallo, adesso puliamo tutto, vai tranquillo. Oh no, queste sono foglie. Quindi cosa faccio? Ho sparito tutto l'appartamento, ragazzi. Come si torna? Ctrl Z? Come si torna indietro? C'è un delete last? Come si... venduto su Vinted? Come posso tornare indietro, ragazzi? Mi piaceva il gazzetto. Mi piaceva... sì, senza conferma! È andato tutto. C'era un... Tonaz, qui c'era un gazebo. Non c'è più il gazebo. Ma non mi ha chiesto conferme, nulla. Togliamo un po' di erbacce, va. Non abbiamo il cane più che altro qui, cosa c'entra? Una pala, si vende. Vabbè, ragazzi.
Che dobbiamo fare? Abbiamo sbagliato tutto. Ma poi perché c'è tutta sta merda? Che casa è? Cosa c'è stato qui? Vabbè, ragazzi, tranquilli. Non vi preoccupate. Tolgo giusto questa cartaccia qui e poi piano piano l'abbelliremo casa nostra, ovviamente, ragazzi. Stivaletto ha un nome, deve riposare bene. Gli aspettano tantissime avventure. Ma io volevo leggere! Ho sbagliato il tasto. Oh, posso addirittura accendere. Questo forse si poteva già fare. Finito di cenare, ma avrei mangiato altre 500 piadine. Anche io ho ancora fame, Vec, ma non diglielo a Franci. Oh, forse posso leggere questo. Ti ho lasciato della pizza in frigo. Andiamo a vedere questa pizza. Bella. Bella questa qui, eh. Via. Avissima ammata. Avissima ammata. Fammi vedere se siete da buttare altro. Cosa c'è qui? Un coso morto. Ok. Ho sbagliato. Porco Giuda. Io mi sono fatto un bel paninozzo con specchi e funghi raccolti da mio zio. Beh, ma tu sei magrino, Tonas. Puoi mangiare quello che ti pare. Io sto diventando brutto e stupido. Mi spiace per la spazzatura, ma va piatilla in suo culo. Con ste faccine. Oh, ce le vendiamo. Telefono. Ma poi i cassetti di colori diversi, ma io voglio ammazzare chi c'era qui. Voglio ammazzare chi c'era qui. Mia madre dice che sto ingrassando. Io, ma le mamme. Strano, le mamme. No, in realtà le mamme dicono sempre di mangiare di più. Forse più le nonne, anzi. Mia mamma dice sempre di mangiare. Forse per mia mamma sono sempre dimagrito. Fammi vendere delle rotaie. Io non so davvero che dire, ragazzi. Chiamami mamma. Che carino, questo lo lascio. Adesso che non ho più la mamma tutti i giorni a casa, mi fanno venire tenerezza queste cose qui. Oh, ma sotto il letto c'è una sorpresa, vediamo. Il ricordo del bagel perduto. Il bagel. Come si dice? Il bagel. Perché il bagel è il cane. Il bagel, credo sì. Bagel, quella è. Vabbè. Non me ne frega niente. I colori. Messaggio per te. Ho passato un brutto periodo della mia vita dove ho pensato a cose brutte e volevo farvi sapere che siete una famiglia e mi avete salvato letteralmente, anche se magari non scrivo o dono mai, siete molto importanti e speciali, ricordatevelo. Cavatampi, ti ringrazio tantissimo. Sia per la donazione, doppiamente, sia per la donazione molto elevata che per il messaggio stupendo, grazie mille. Cioè, facciamo questo lavoro anche per avere questi messaggi qui. Grazie mille, bellissimo. Ti abbraccio tanto tanto e spero ti troverai sempre bene qua con noi. Per starti vicino più tempo possibile. Grazie mille ancora. Grazie, grazie, bello. Mi raccomando, amici, non mollate! Non mollate! Allora. Ma sentite, io non ho voglia. Tab, ok. Hai già abbastanza esperienza nella categoria strumento flipper. Pertanto nel tuo conto ci sarà un punto di miglioramento. Puoi usarlo, premi tab e vai alla scheda miglioramenti. Se lo merita tutto, un abbraccio. Sì, mandate tanti cuoricini al buon Cavatappi. Che strano dire questa frase. Cavatappi è l'utente, chiaramente. Non aver paura di sperimentare. Puoi sempre rimpostare e rassegnare. Ok. Sì. Quindi. Puoi duplicare gli oggetti. Hai bisogno di sedi extra per questa festa? Ma non me ne frega molto, però. Vabbè. Lo facciamo per ora. Tanto quello ci abbiamo.
Capo, ma non è che queste cose che stai buttando le puoi vendere? Ma io vendo tutto, ragazzi. Vendo tutto. Tanto le rifacciamo le stanze. Grazie comunque, hai ragionissimo. Avevo iniziato a vendere, poi non so perché mi è venuta... Qualunque cosa accada, ricorda che ti amo. E questo cosa significa, scusami? A parte che questa secondo me è una pistola. Questa secondo me è una pistola, è una revolver, questa è la mano, quindi mi sta dicendo... È un messaggio passivo-aggressivo. Oh, Fidek. Questo no. No! No, non dovevo, questa mi andava bene. Cos'è questa merda? Vabbè, poi vediamo. Si può aprire? Sto vendendo tutto, sono pericoloso, raga. Fammi vendere questa roba. Pericolosissima questa signora. Oh, order more black ink. Vendiamo. Andrei a portarlo, vendiamo. Un gatto ciccione. Va bene. Lel. Esatto, più o meno la reazione è quella lì. Andiamo agli scatti. Qui ci sono delle cose orribili che vendiamo in conto. Grazie, Fernando Torres. Cosa combini, Marco? Ma sto facendo un paio di culi. Vediamo qua cosa c'è scritto. Non sono riuscito a finire la stanza aggiuntiva. Buon divertimento. Ma de che? Buon divertimento di cosa? Grazie per avermi tolto questo. È un cesso! È un cesso questa casa! Un cesso! Voglio un sacco di soldi. Vendo tutto. Bigliettino. Adesso puoi avere la camera da letto grande se vuoi. Ma cosa sono queste cose boomerissime? Via, via sta merda. Che dici tu? Esame di Tom, 27 marzo. Ok, questo si vende. Vediamo le buste. Invia documenti a Tom. Va bene. Op, 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 op. Mi sono rotto le palle, voglio fare una missione. C'è una nuova cacata. Ciao di nuovo. Grazie per il tuo... Grazie per il supporto a questa live. Grazie per il tuo aiuto l'ultima volta. Visto che hai fatto così bene, ho un altro lavoro per te. Ho aiutato la mia amica a comprare la nuova casa e sembra che abbia bisogno di più aiuto per disimballare le sue cose. Puoi leggere il messaggio da solo. Ciao Tom, adoro la casa, così accogliente, immagino. Ho vissuto nel mio vecchio posto per così tanto Natale, tempo, che ho paura. Grazie, 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 grazie Leonardo. E sono 11 come i capelli di Morelli, non ce l'ha bisogno di offendere. Vorrei poter assumere qualcuno per disimballare tutto per me. In realtà non è una cattiva idea, forse conosci qualcuno? Un forte abbraccio, Jun. Iniziamo sto incarico. Marco, off topic, ho finito il puzzle di One Piece e manca un pezzo. Capito, Marco? One Piece, io urlo. Aurora, non ti credo, eh. Non ti credo. Allora, vediamo un po' com'è messa questa casa. Il giornale! Non c'era bisogno di reagire così, lo butto, infatti. Aspetta, lo vendo così. No, non si può vendere. Ah no, devo sistemare le scrofe, è vero. Oddio! Ciao, sono June. Sei la persona che mi aiuta con gli scatoloni, vero? Al tuo servizio. È molto carino da parte tua. Stai per migliorare la mia vita tantissimo. Io, Em, non ho ancora trovato il tempo di aprire gli scatoloni. Questa è più tranquilla. Oh, il fatto è che chiamo per scusarmi per lo stato della casa. Lo sapevo. C'è un po' di caos. Non mi immaginavo Tom potesse trovare un aiuto così rapidamente. Non ci ho nemmeno pensato di pulire e andandomene. Oppure sai cosa? Visto che mi stai già aiutando, potresti anche pulire la casa? Ma chi è che si comporta? Me ne sto già occupando. Sei un vero angelo, lo sai?
Wow, non ci posso credere, entrerò in una casa pulita e organizzata oggi. Sì, 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 sì. Ho finito di vivere con la... Certo, certo. Allora, vediamo. Ha detto che purtroppo... Poverina, ragazzi, non ha avuto modo di pulire. Ma cosa mai avrà potuto fare in questa casa? Vediamo un po'. Va bene, qua può darsi... È una persona creativa, ha usato dei fogli, stava disegnando, ci può stare. Va benissimo. Fai cagare, sei una merda, ma andiamo avanti. Vediamo un po', eccoci qui. No, no, sei una schifezza di donna, mi dispiace. Fai vergogna proprio all'essere umano. Complimenti, vivissimi. Qua si può addirittura andare oltre. Non si può andare oltre. Non ho avuto tempo. Sì, sì, ma come ha fatto a ridurre la casa così? Vediamo qua dentro un po'. Oh, il bagno. Paradossalmente è la parte migliore. Vabbè. Andiamo. È un artista, sì. Eccentrica. Si può vendere? No, non posso vendere. Vabbè. Puliamo. Non ha avuto tempo, sì, da 5-6 anni che non ha tempo, anche se la casa gli è stata data adesso. Puliamo tutto. Questa roba mi sa che si può vendere, però. No, si può vendere nulla. Il bidone. Ok. La porta è bloccata, sì, ma adesso andiamo... Vado subito a sistemarla, ragazzi. Si può buttare? No, il giornale non si può. Fa parte delle situazioni. Allora, sblocchiamo un attimo sta porta, va? Ah no, devo giustamente si apre da dentro. Sembra un po' come il tavolo in sala, non è vero, non è così messo male. Ok. Non vendere questo gazebo, mi raccomando. No, cercherò di non farlo, grazie. Oh, no, aspetta, si butta qua. Ok. Va bene, io vendo tutto, non me ne frega niente di questa scema. Ah no, è tutta... no, solo patto mio. Giustamente non posso vendere niente. Non è il mio... la mia mansione. Devo fare... devo mettermi... di buona lena. Raccolta rifiuti, vediamo. Ops. Benefici. I tuoi sacchi della spazzatura possono contenere più rifiuti. Godo. Godo. Ma ragazzi, ma questa roba... come fai? Come fa una persona a fare questa merda qui? Cioè, non è possibile. Io se mi ci metto d'impegno non so mica fare quel lavoro lì, Dai, ci siamo quasi. No, vabbè, le ciabattine che si possono mettere qua dentro. No, non si possono mettere qua dentro. Ho sbagliato. Ma... come si... ma, le metto... Buonasera, far illuminato. Allora. Sistemiamo bene. Ok. Questa roba non è mia competenza sistemarla. Io cosa devo fare? Io devo disimballare le scatole, via. E dove le metto? Ah, oh mio Dio. Bello questo. Bellissimo, questo mi piace molto. Fantastico. Bellissimo. Topperia. Vediamo un po' una pentola. Questa ci sta bene qua, Anche questa ci sta bene qua. Questa ci sta bene qua. Questa ci sta bene. È diventato unpacking pure, praticamente. Marco il quadro. Cosa c'è dentro?
Ok, posso chiudere. Una stroppatrice. Questa è utile, eh? Vediamo un po'. Un reggiseno meccanico. Dove lo mettiamo? Dove si può mettere? Non credo sia quello, eh. Sono confuso. Dai, ma non mi ha detto metti in ordine. Mi ha detto puoi pulire casa e puoi tirare fuori il, dalla scatola le robe. Quindi io procedo. Bene, queste tazzine sono bellissime. Questa è anche sporca un po' di cum. Bella, bella. Via. Come si permettono queste schifezze qui? Allora, trogloditi. Ma che bastardi. Il reggiseno meccanico mettilo sullo streamer dopo le nuove... No, no, non metto niente sulle streamer. Allora, ho una scatola di soli. Mettiamo qua. Video portatile. E una... Ah, questo è il libro di Benedetta Rossi. Questo lo mettiamo qui. Ok. Una paperella? Scusa? Paperella? Vabbè. Andacchi, ragazzi. Un olio potente. Ok. Lo smalto serve. Xiu Liang, lì come si chiama la ragazza? Uno spruzzino per detergere il lano. E uno spremiagrumi. Poi. Carta igienica. Bella, la carta igienica mi piace molto. Un'altra, ci sta. Certo, ci mancherebbe. Forza Italia. Ecco. Solo 3 stelle? No, bisogna continuare. Io il mio lavoro lo faccio come si deve. Dai, vi sistemo il quadro. Bello questo, si incastra perfettamente. Oh! E qua si possono mettere anche varie cose. Vedi, per esempio, un vaso Ming. La canzoncina fa molto sitcom americana, ma è su quelle canzoncine relaxing. È presente, no, Tonaz? Quelle canzoni molto relax, motherfucker! No? Dai, è presente. Chiudiamo questa qui che abbiamo finito. Ah, manca questa, manca questa. Allora, questa la mettiamo qui. Questo non so, è una balena, sì. E poi c'è l'isola del tesoro di Osamu Tezuka, bellissimo manga. Lo mettiamo qui. E chiudiamo. Qua sotto vedo delle ciabatte da pirla, ma non si possono toccare, ok. Beh, abbiamo finito. Cosa manca? Ah, manca uno scatolone. Ai 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 ai, abbiamo visto male? Fammi buttare la pattumiera innanzitutto. Ok. Sento bene alcuni suoni, però. Questo lo possiamo togliere. Quanti colori in questa stanza? Le case di Arlecchino? Sì, sì, è la casa di un pirla. Anzi, di una pirla. Un attimo. Può vendere? Godo. Ecco, diamo allora. Il godonzola va... bisogna mangiare adesso, eh? Fammi sistemare anche questa schifezza. No, non voglio tutto il cucuzzaro proprio. No. Ok. Lo mettiamo... Godo. Io mi strappo i bulbi oculari. Vabbè. Allora, basta. No, ma aspetta. No. Oh. Qua c'è da fare cose importanti. La libreria va sistemata come si deve. Allora, questo libro mi piace molto. L'ho letto. Si chiama Yellow. Alt's Life in the Forest. Molto bello. Bello il twist finale, tra l'altro. Interessante. Non me l'aspettavo. Questo fammi vedere un po'.
Ah, questo è il romanzo di Filippo Cunilingus, uno scrittore molto bravo di situazioni pelviche. E poi abbiamo The Untold Story of MacGyver, molto carino anche questo qui, lo leggerò. Letto molto bello. Sì, Felix, è piaciuto? Ok. Bene. Beh, siamo a posto. Ah no, manca questa scatola. Oh, la vasellina. La cazzuola. No, come si chiama questo? Il punteruolo. Il taglierino, utilissimo per fare quello che abbiamo fatto prima, ovvero aprire la scatola. Non si sa come l'abbiamo fatto allora, però va bene. Questo lo mettiamo qui, una bella raspadura. E poi abbiamo fatto, ragazzi, Alt-J. Quello era il mattone polacco di Aldo, Giovanni e Giacomo, copie vendute 2. Non lo so, Tonaz. Accettiamo, vediamo un po'. Sono in audio solo perché sto facendo le valigie e non sai cosa sto immaginando. scusami, caro. Questo è del vetro. Oh no! No! Guarda, forse è meglio così, però. Va bene. Va benissimo così, non importa. Io te la levo. E cosa devo fare? Non prende specificatamente quello che gli chiedo. Ma questo cesso è fatto da un demente. Che schifo. Fammi pulire un attimo queste schifezze. Guarda, tutto incrostato. Ma cacca di qualcosa? Guarda come ballo. Immaginatelo con una canzone tipo di... tipo... come si chiamano le danze quelle russe? Così, hop, hop. È proprio un cesso. Sì, hanno cagato in giro. Cos'è? Ah, stavo pulendo io. Sono arachidi, mangiale pure. No, preferisco di no, Darklo. Allora. Si parte con una nuova missione. Ho una nuova missione per te con Robert Pattern. Il pasticcio del mio ex coinquilino mi ha distrutto. Voglio leggere questa storia. Di Zjablowski. Il mio coinquilino si è trasferito di recente. Mio fratello vivrà qui al suo posto, ma lo stato della camera da letto non posso lasciarlo entrare finché in questo stato. Che, con che sintassi? Poi cos'è quella faccina al contrario? Nostalgicone? Vediamo un po'. Quindi potresti pulirla? Non so nemmeno da dove cominciare. Buona fortuna, Stephen Jablonski. Vediamo un po'. Sarà una casa particolare. Speriamo di non incontrare busti. Carina però da fuori. Ti prendo subito le lettere. Chi lo sa? Chi lo sa? Non so come interpretare un approccio erotico, un approccio razzista. Non so davvero come interpretare questa cosa. Vabbè, noi ovviamente prendiamo le distanze da tutto ciò e la mettiamo nella pattumiera, se possibile. Non si può? Vabbè, la vendo su. No, è qui, non è la pistola. Non è successo niente con la pistola. Scusami, questa è una banana magica. È uno strumento magico, ecco perché gliel'ha inviato. Non sono classici regali calabresi. Oh no, è magica, ragazzi. No, anche quelle cose gialle spariscono.
Che schifo, raga. Ma quello è uno sterco ammassato. Che schifo, ragazzi. È una palla di cacca enorme. Che schifo. Ma che aggiornamenti hanno fatto? Ma che porcheria è? Ma bla bla, ragazzi. Ma merdaccioni. Questo vuole dare la casa a suo fratello. Ma scappa, fratello. Chiunque tu sia. Scappa, fratello. Ma che schifo. Ah, pensavo che era la banana. Ho detto è tornata. Ma che spiscio. Piscio. Vabbè, non si sa cosa c'è in questa lettera. La lascio lì. Gli audizione. Eccoti qua. Buon Natale. Grazie. Che bella faccia. Keisha, grazie mille. Grazie per i 20 mesi. Non si può vendere nulla. Vabbè, andiamo a pulire casa. Eccoci qui. Tic tac on the fuck, nobody seconds up tonight. Oh my god, it's a sailor night. Era bella come canzone, dai, per essere una canzone ultra pop da radio, dai, era carina, divertente. Ecco qua. Sono bravo però a pulire, eh. Se mi date molti soldini, vengo anche nelle vostre case a pulire. Tranne quella di Umberto, che sono i manga, è un casino. Ecco. Guarda che bravo questo. Ogni tanto diventa strofinaccio, dipende dalla superficie. Ma adesso saliremo di livello anche qui, vedrete. Ecco qui. Ma ragazzi! Cioè... L'ho detto, Kuriyama! Ma questa live è piena di contenuto monetario, ma siete impazziti! Grazie mille, bellissimo! Quante ne hai fatte? Ma sono tantissime, ma non le avevo viste, sono 29! Che fastidio, però, Kuriyama! 29, ma sei impazzito totalmente! Cioè, ti amo, sei un tesoro allucinante! Fai vedere se hai vinto il pisello d'oro. No, sembra di no. No, purtroppo niente pisello d'oro. No, purtroppo no. Kuriyama, ti ringrazio di cuore. Sei gentile. Più che gentile, davvero. Grazie mille. No, Umberto, comunque non era quello il discorso. Chi è Drew the Banana? No, ma deve essere una combo più convincente. Grazie, Kuriyama, sei un tesoro, davvero. Oggi super gentili. Ma House Flipper porta questa magia un po' così. Il dialogo, la dolcezza delle persone. Sono molto contento. Ecco perché farò una 12... No, non è vero, sto scherzando. Non ho il fisico progettato per stare al PC di Moro. Muoio, se lo faccio io. Ma che schifo! Questi seni! Ecco qui. Sistemo tutto. Queste le vendiamo. Vediamo anche il libro delle marmotte. Va bene. Porco Giuda. Questo lo buttiamo dentro. Kobe! Mamma mia, ragazzi. Fabio Assunto. Mamma mia, fortissimo. Playmakers dei Timberwolves, tra l'altro. Vado su. Schifo. Che schifo. Che schifo. Mi trema il culo, ragazzi. Quanto è forte questo treno?
Ma che due palle. Ma non, proprio non è possibile. Dopo ti butto. Allora, fammi pulire il catramone qui. Sono dei simpatici... Ah, ma qua c'è un'altra cucina? O è l'unica? È l'unica, mi sa, per ora. Che scomodo averla qui, però. Qua c'è del piscio. Ma guarda tutto il dentifricio che si mescola alla schifezza del, dei residui, delle bottigliette. Ma che schifezza. Ma Cold, ma che succede, ragazzi? Ma siete impazziti questa sera? Cold. E dai. Porco Giuda. Per non... Grazie, Cold. Che regala 1000 bittini e quindi Twitch ce ne regala 100. Perché appunto c'è la promozione, come diceva inizio live. Mi raccomando, dai 300 bittini in su, Twitch ci regala il 10% in più. Grazie mille, bellissimi. Siete veramente gentilissimi. Sub, cioè, donazione da 50 euro. Bittini. 30 sub regalate. A parte che tra un po' mi devo mangiare l'umeboshi. Sto zitto, che me. Grazie, Cold. Sei gentilissimo. Davvero un tesoro, anche te. Siete, abbiamo la community più bella del mondo. Non è che lo diciamo per lecchinaggio. Cioè, è proprio effettivo. È fattualità alla mano. Allora, mi fa incazzare. Oh. Buonasera, ciao, sono Mamma Orsa. Mi piace un sacco venire a trovarvi. No, perché c'era una trama, volevo fare il doppiaggio. Un bacino minore 3. Anna, ti voglio bene, grazie mille. 500 bittini di Tony, mi distraete dalle sub di Brozo. Ma stiamo scherzando. Ma che rispetto è per le persone che ci donano i propri risparmi? Allora, una vergogna, una vergogna. Cosa c'era scritto? No, sono curioso adesso. Croce, com'è buono lei. Kedia, grazie mille. Grazie mille, un'altra Sabina regalata. Ma oggi siete pazzeschi, oh. Siete impazziti. Ragazzi, mancano 3 minuti. Dobbiamo fare paura, Steven Cucco. Che dice? Hi, Steven here. The unfortunate owner of the house you've agreed to clean. So, how are you doing? You're still up for the job, ma che right? Vuole questo? Or did the garbage dump in my roommate's room scare you off? Nessuna spazzatura mi sconfiggerà. Then you're a braver soul than I am. I felt defeated right after I opened the door, so I closed it immediately. But to the point, I have one more request. Come no, CM, grazie mille. Disappeared mysteriously some time ago. If you'd find it in his room, could you move it to the kitchen? I ah, have rubato. It since I went to college. It would be a pity to lose it now. Ma nessun problema. Thank you so much. I ma like ci manca. Quite a bit. The new ones look weirdly complicated. That's it, I guess. Good luck with the cleaning. I think I'm gonna hang up now. Bye. Company of Heroes. Cioè, sì, Company of Champions, vabbè. Evangelion. Palesemente. Quante robe carine che ci sono. Tatarusano. Andiamo a pulire le scarpe, va. Che meglio. Questa è Toy Story, ragazzi. Woody, Buzz. Che sono Jessie e Mr. Potato. Mi sembra, eh. SS Tatarusano, carino. Il letto è un po' incrostato. Sì, un po'. Ma che figlio. Ma che bastardo. Ma che vergogna di uomo. Ruba. Ruba e caga in giro. Caga e ruba in giro. Fammi pulire tutti i residui incrostati delle cose sue pelviche. Via, via. Queste cose da nerd. Sfigato.
Questo non c'è, non volevo farlo, eh. Eccoci. Dai, dai. Si butta tutto qui. Chissà se è contento il nostro... il nostro capitano di lavoro, come si dice, il nostro datore. Ok. Abbiamo buttato tutto? Direi di sì. Va bene, continuiamo a pulire. No, aspetta, prima prendiamo il microonde. C'è un piatto. Vabbè, ma noi lo chiudiamo, lo portiamo di là. Giusto, no? Mettiamo tutti questi intanto. E però se non lo apro... mancava il buco, è un po' un casino. Ah, c'è una specie di prosciutto che... A pallonetto! No, voglio fare il pallonetto giusto, aspetta. Ho rischiato, eh. Aspetta. Ma non entra, quindi? Oh, godo. Godo. Tum, 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 tum. Che schifo. Ante tocco un po'. E giustamente non è buono tirare più di tanto. Attenzione, Zion Williamson. Ah, ia la schiena. Ah, i piedi. Ah, sostituzione. Fuori due mesi. Ma il miglior giocatore del mondo. Eccoci qua, no, scherzavo, questa non c'entra, è una mia critica personale alla situazione. Via. Ecco, ma porco di... Avete sentito? Avete sentito? Non li vogliamo che siamo degli sfigati, vabbè, no, non c'entra niente. Io ho sentito casino, eh. Tipo tutta una ferraglia. Chiara ferraglia. Non gli solleverò il piano cottura, abbi pazienza. Buonissimo. Faccio un piccolo scherzo. Allora, bisogna pulire, giustamente. Eccoci qui. Ma guarda che schifo di schifezza, schifosa. Ok. Pure le ciabatte sono incummate, ma che schifo. Ma guarda che è una vergogna, questa casa. Non è un albergo. Fammi pulire anche qua, tutto incrostato. Oh, via. Ehi! Dai. Secondo me va bene, ragazzi. Secondo me è perfetto. Perfetto. Dai. Perfettissimo. Ma è tardissimo, ragazzi. Oh mio Dio. Beh, allora, via. 2000 fatti. Ho fatto di più vendendo le schifezze che c'erano già a casa mia, ma questo è un altro discorso. Amici. Allora, intanto salviamo perché Stivalletto e le sue
pazzesche, mirabolanti avventure ci aspettano nel prossimo futuro. Mi sa che il prossimo martedì sarà a gennaio, però torneremo col martedì. Ma andiamo, intanto vi ringrazio perché siete stati, a parte gli scherzi e varie mie demenze e alità, come al solito siete stati fantastici, un sacco veramente di supporto, vi diamo tanti bacini, siete veramente speciali, vi vogliamo tanto bene, voi ce lo dite a noi, io ve lo dico a voi invece, che siete veramente fantastici, fate bene al portafoglio ma all'anima soprattutto, grazie di cuore, e state sempre con noi. E vi mando da gatto, voi siete belli, cuori per voi, non per me. Sul culo, se non faccio ride non succede niente ovviamente, però come facciamo, andate da gatto. Io vi ringrazio di cuore, questa sera devo sentire un pochino Korn e poi non posso fare troppo tardi che poi domani mattina devo partire per Torino, quindi ci si vede direttamente lunedì, amici bellissimi, perché domenica sarò ritorno in treno e non credo che verrò in live, che riuscirò a venire in live. Vi do tanti tanti baciotti e siete belli belli belli, ciao bellissimi.